rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Meditiamo ancora questa parola, rimanere, e preghiamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il racconto di Tommy. Tommy era un artista della spiaggia. Con sabbia e acqua e qualche intruglio segreto costruiva sulla spiaggia, tra lo stupore dei presenti, castelli, castelli di favola, volti di personaggi e piste per giocare con le biglie. Nelle prime ore del mattino lavorava con entusiasmo e quelli che arrivavano sulla spiaggia ammiravano i suoi capolavori. Capolavori sulla spiaggia. Però, presto, i capolavori si dissolvevano. Un po' di vento, uno spruzzo di pioggia, un bambino sbadato. Aveva lavorato molto e bene, ma per capolavori provvisori. Giorgio fa l'ingegnere e sapeva, sa il fatto suo, costruiva case. Le case costruite da Giorgio erano solide. Anche adesso, dopo anni e anni, le case stanno solide. Non ci sono crepe, anche se il terreno si è assestato un po'. Non ci sono danni, anche se in quella zona ci sono talvolta scosse di terremoti. Il segreto di Giorgio sta nelle fondamenta. La casa costruita sulla roccia non teme la tempesta. E dunque domandiamoci, ma io su che cosa sto costruendo la mia casa, la mia vita, il mio amore, le mie speranze? La casa sulla roccia resiste alle tempeste della vita. E per costruire sulla roccia bisogna ascoltare la parola di Gesù e metterla in pratica. Impariamo a dire, come ha detto Maria, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga quello che tu hai detto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rimanete in Gesù. Sentitevi uniti nel rimanere in Gesù. E se siete insieme, scambiatevi un segno di pace. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte. Thank you.